Anzi no, dai, facciamo finta che sia l'opposto. Facciamo finta che sia tutto come ci raccontano loro, senza alcuna possibilità di replica. Facciamo finta che chiunque non si sia esposto dovrà pulirsi la faccia per il resto dei suoi giorni con la carta igienica. Facciamo finta che... Facciamo finta che... Facciamo finta che si tratti solo di un caso, anche se il caso non esiste. Facciamo finta che la maggior parte della gente non sappia vedere più là del proprio naso, perché così tante pecore tutte insieme non si erano mai viste. Facciamo finta che ci sia un disegno ben preciso e che nulla accada all'improvviso. Facciamo finta di sapere quali sono le loro prossime mosse, come provando ad anticiparle. Facciamo finta che possiamo davvero cambiare le cose, in fondo basta solo tirare fuori un po' di palle. Facciamo finta che non ci siamo fatti manco una dose e siamo ancora vivi con le spalle il doppio più larghe. Facciamo finta che l'intelligenza artificiale sia una benedizione. Sì, facciamo finta che lo sia in buona parte, che a sapere certe cose poi come si fa a non starci male, dannazione. Facciamo finta che sia tutto un piano studiato a regola d'arte, e che comunque se succede qualcosa qua ci arriva tutti in tempo puntuale il messaggio IT ALERT. Facciamo finta che sia solo un'illusione e che la situazione attuale non sia nient'altro che la nostra proiezione mentale. Facciamo finta che per qualcuno siano ancora cose astratte, il resto sta a te. Facciamo finta che oltre alla tua vita puoi salvarne molte altre. Facciamo finta che... Tutti quanti presenti, bella puntata, il buon Mesbeth torna in regia e in ordine, in senso orario, il ritorno di un mutato Gianfranco Ucchedu. Come stai Gianfranco? Bentornato. Eccomi qua. Buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao Davide, ciao Gianmarco. Io mi sento ciao male. Allora, ciao a tutti. Mi sentite? Io mi sento male comunque. Allora, probabilmente un po' di problemi di connessione per Gianmarco. Noi ti vediamo e ti sentiamo bene. Fatemi dare il bentornato anche a Davide Ramunno che mancava da un po' su questi schermi. Come stai, Davide? Ciao, ciao a tutti. Tutto a posto, Giallo, grazie. Ho avuto qualche problema tecnico, ma dovrei averlo risolto. Bene. Però nel contempo abbiamo perso Gianmarco. Perché... Gianmarco, tu piuttosto esci e rientra, e abbiamo, grazie di cuore Andy per il super sticker, puntata in cui, sempre con la nostra attualità, altro, ringrazio anche Frabolo per la sigla, rifacciamo finta che adesso servirebbe la sigla per il canale Gianluca Lamberti, ma work in progress, ci stiamo lavorando. Se qualche artista volesse in qualche modo dilettarsi nello scrivere un inno al canale Gianluca Lamberti, noi lo useremo, anche perché comincia ufficialmente ottobre ed è il mese di Facciamo Finta Che. 28 ottobre a teatro, alla grande, vi aspettiamo per questo terzo compleanno, uno dei canali, diciamo, di quelli che sta diventando veramente un punto di riferimento per la tematica e non solo. Io con l'attualità gioco, o quantomeno non riesco a farne a meno, è più forte di me di quello che penso. Questo mi porta tanti nemici, ma un po' come la rana dello scorpione, è la mia natura, quindi non riesco in qualche modo a non dire ciò che penso, soprattutto quando vedo un sacco di cose sbagliate, ecco. E poi invece Facciamo Finta Che rimane lì ed è un po' un'istituzione, mi fa veramente piacere e mi stupisco io stesso di che cosa siamo riusciti a creare noi con voi dall'altra parte dello schermo. Ti vedo e ti sento bene Gianmarco? No, io ho qualche problema di connessione, non so perché, però ce l'ho, no, c'ho problemi. Ok, ti sentiamo con la camera, piuttosto proviamo ad abbassare la risoluzione della tua camera o vediamo un attimino se nel corso della serata migliora un po' la connessione. Siamo stati un po' tutti in partenza con i problemi di connessione, ma noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Io direi, visto che è un po' che ci viene a trovare, passerei a Davide nella speranza che il buffering possa migliorare per i due... Gianmarco e Gianfranco. Davide, intanto, bentornato, è un po' che non ci vediamo, come stai, cosa mi racconti? Ma con te mi sono visto ieri, sebbene fugacemente, quindi... No, sì, sono stati mesi un po' travagliati, in parte per via del trasloco, in parte per la rete, e in parte perché mi sono dedicato comunque a dei lavori editoriali, poi presto condividerò sull'altro canale. Bene. Eh?
sull'altro canale ne vedremo. Ah, sì, sì, su, no, non alla concorrenza. No, su, facciamo team. Sì, no, sto portando avanti alcuni progetti, alcuni interessanti, altri di più. No, visto che spero che possano interessare, insomma, poi magari qualche cosa introdurremo anche all'evento, poi dal vivo, che sono, insomma, quelli più interessanti, perché ci si può vedere a quattro occhi. E niente, sono, tra l'altro, non passa giorno in cui non ci siano novità e motivi per festeggiare, nella fattispecie il Nobel. Sarà difficile parleremo giocando di sponda di questo, ma sì, praticamente giocheremo senza palla, più che giocare di sponda giocheremo senza palla. E, no, ho sentito un sacco di informazioni, tra l'altro inesatte ovviamente da parte del mainstream, nel senso che parlando dei Sieri Benedetti, per parafrasare il buon Fusaro, a dire il vero quella piattaforma è stata inventata da Robert Malone, quindi quella piattaforma RNA. E perché queste persone hanno vinto il Nobel? Perché hanno vinto il Nobel? Quindi parliamo di Carico e Wiseman, che grazie a una fotografia, insomma, hanno potuto coronare un amore e il sogno di miliardi di persone, per aver introdotto appunto una sostanza che è la pseudouridina. Questo lo dice lo stesso Thomas Malone, che ha permesso, quindi, diciamo, la proliferazione seriale della spike. Quindi questo è il loro tipo di apporto a quella piattaforma RNA inventata da Robert Malone. E andiamo ancora, esatto, più di sponda, perché a noi serve più che altro la propaganda, senza termini tecnici. Però usciamo proprio dal tema, semplicemente dicendo però che una delle due persone, nella fattispecie la donna, se si può dire donna, non lo so, è anche vicepresidente di BioNTech, no? Quindi una multinazionale tedesca che ha prodotto quell'antidoto magico, appunto in coproprietà, insomma, con un'altra multinazionale che conosciamo, inutile che ce la diciamo. Sì. Ok, quindi il fatto, tra l'altro, che un vicepresidente di una multinazionale farmaceutica possa, che tra l'altro ha anche stanziato diversi fondi alla stessa università, allo stesso istituto, scusate, che poi rilascia il Nobel, si dovrebbe commentare da sé. Diciamo però, che gli hanno dato il Nobel, così per la prima volta un Nobel non li contraddice, perché se li contraddice esatto, denuncia, ecco, esatto. Al grido di funzionicchia, ecco, in realtà però diciamo che questi Nobel non sono dei vecchi rincoglioniti, cioè guai, questi non sono vecchi rincoglioniti. Allora, questi sono nel pieno del loro attivismo nell'eseguire ordini. Io, prima di dare la parola anche a Gianfranco, io e Davide ci siamo visti in una Torino completamente blindata, prima per Mattarella e poi per Meloni, e vorrei far riflettere i ragazzi su ciò che è accaduto oggi, perché abbiamo visto di nuovo le forze dell'ordine manganellare dei ragazzi, degli studenti, e questo è perché protestavano per il governo, che sono ragazzi, è normale che vogliano fare le manifestazioni. Ma così come oggi sono stati manganellati, invito tutti i ragazzi presenti a dire: quello di oggi è lo Stato, non quello che fra pochi giorni vi userà per la finta manifestazione del Friday for Future, dove in realtà lì le forze dell'ordine vi stenderanno i tappeti rossi perché siete funzionali alle multinazionali. Fate bene attenzione, come nella stessa città dei ragazzi della stessa età vengano prima caricati e manganellati da degli omini piccoli così, e poi in realtà gli stessi omini piccoli così dovranno fare alito a tutto il loro leccaculismo nei confronti delle multinazionali, che chiedono a gran voce di organizzare le manifestazioni di Greta Thunberg e del Friday for Future. Perché? Perché in molte città italiane compaiono questi enormi manifesti alle fermate dei pullman,
della protesta per il clima, la manifestazione per il clima. Domanda: chi li paga tutti questi manifesti? Spero veramente che questi video possano arrivare a qualche gruppo studentesco. Lo avete capito la differenza di quando vi vogliono usare e di quando in realtà non vogliono che voi manifestiate il vostro pensiero? Questo deve far riflettere. E io su questo spero di poter in qualche modo, se, non dico far cambiare idea, ma far sorgere qualche domanda. Stessa piazza, stesse forze dell'ordine, oggi hanno manganellato e fra pochi giorni stenderanno i tappeti rossi. Quindi mi ricorda un po' Verdone, no? Sta mano può essere ferro e può essere piuma, no? Oggi è stata piuma, domani non si sa. La stessa cosa, quindi come in realtà, e lo dico anche a favore di tutte le forze dell'ordine e di un grande malumore anche delle forze dell'esercito, perché, e lo so perché poi mi scrivono in privato, però bisogna effettivamente fare qualcosa, perché veramente vedere questi uomini manganellare i ragazzini e le ragazzine, io veramente dovrei, spero di non assistere mai a un qualcosa di simile, perché lì diventerei veramente cattivo e il canale vuole essere contro la violenza. Gianmarco, vedo che stai lottando bravo con un Don Quixote contro i mulini a vento della connessione, ma adesso mi sembri a posto. No, ma penso di essere a posto adesso, perché vi sento bene, non ho problemi. Più che altro, Gianluca, per una piccola chiosa sulle forze dell'ordine, tutti i sistemi di sicurezza introdotti per il padre o padrino, insomma, della patria, padrino in quanto piccolino, quindi non pensate male, di dimensioni e di statura, mi fa pensare proprio a un aneddoto, no, di quel filosofo, uno dei più celebri, no, che disse al tiranno, vedendo tutta quella scorta, che cosa hai fatto di male, no, per aver... Bravo. Che cosa hai paura, no? Cioè, ho contato qualcosa come 30-40 volanti, tutte in centro, che tu dici devono aver proprio paura del popolo per fare questa manovra di sicurezza a 500 metri dal degenero più totale delle zone più devastate di Torino. Vabbè, ma lì se ne guardano bene dal passare. Gianmarco, a te. No, io ho perso la prima parte della trasmissione, quindi non so se magari sono poco coerente con quello di cui stavate parlando, però tra le notizie che più mi hanno colpito oggi in particolare c'è quella che il commento dei media mainstream riguardo i tweet di Elon Musk, perché Elon Musk ha fatto dei tweet ce l'abbiamo, aspetta, mettilo pure in onda, ha trollato tutti quelli che sono i principali nostri avversari, cioè se noi fossimo su YouTube Elon Musk sarebbe assolutamente censurato, cioè questo quello che ha twittato un uomo da 150 milioni di follower, un uomo che ha lanciato tutti i satelliti nello spazio con i sensori tecnologicamente più avanti, sarebbe sicuramente censurabile. Va bene, questo è il post sui media, dove lui praticamente ha fatto questo post un po' volgarotto, in cui i media, che sono il cane che sta sotto alle gambe di un cane più grande che gli mette le palle in testa, in faccia. Il cane grande è Elon Musk, il cane piccolino sono i media. Ah, io l'avevo intesa come i due ministri, invece no, mi dici che quelli non sono due ministri. Cioè, che ci fa con i principali ministri sul muso? Sono i ministri, sì, quei due in realtà sono i ministri della procreazione, no? Della fertilità, quindi sono dei simboli molto importanti, molto significativi, e sono stati posti sulla faccia dei media perché Elon Musk ha inteso omaggiarli in questo modo. Quindi è un post volgare, però significativo, perché Elon Musk non è Landi che può fare una cosa del genere, cioè noi parliamo di uno che ha tirato fuori 45 miliardi di dollari per prendere Twitter, e già sta facendo tutta una serie di cose che sono viste malissimo dal sistema, tra cui dare la voce a Tucker Carlson, tra cui buttare fuori tutti quegli uomini della CIA dentro Twitter,
CIA e FBI che assicuravano il controllo di Twitter da parte del sistema, e ora viene fuori con questa cosa qui in cui attacca i media frontalmente, cui praticamente gli mette le palle in faccia. Beh, questo è francamente un qualche cosa che è difficile da aspettare di un uomo che comunque è potente come una nazione, che in giro viene ricevuto al pari di un Bill Gates, forse anche di più da quando ha preso Twitter, perché è di fatto un uomo che sta coprendo un'operazione che fa paura soprattutto al deep state italiano. Noi abbiamo visto oggi la reazione del Corriere di Repubblica e della stampa, che è stata una reazione rabbiosa. Noi non dobbiamo dimenticarci che Elon Musk controlla il social media più usato dall'elite, Twitter, e non solo ha riammesso Trump, ma sta iniziando a fare una contronarrazione. Rod Sterling ha postato la foto di Rod Sterling, che è un grandissimo autore televisivo di Ai confini della realtà, e praticamente ha scritto in questo trollaggio, c'era scritto: immaginate voi un siero che viene utilizzato, che viene somministrato attraverso il terrore, che poi fa bla bla bla, tutto. Praticamente quello che noi diciamo, ha detto quello che noi diciamo, però il fatto che l'abbia detto uno di quel livello, che afferma anche di aver fatto 3 dosi e alla terza dose di essere stato male, cioè è significativa come cosa, è Sì. l'indice che qualcosa di poco. Non so se Sì, siete no, d'accordo su di me. assolutamente, ma volevo farvi riflettere su un altro meme che sta girando, perché vorrei anche Musk ha preso di mira Zelensky, ma questo meme secondo me descrive molto bene, quindi vale sia per Gianmarco che per Gianfranco, che so che vorrà parlare di Russia, di Zelensky. Vediamo un Biden che dice: bravo, lo vedi che vai anche da solo sull'orlo del precipizio, Sì. severo, tragicomico, però rappresenta purtroppo la situazione attuale. Gianfranco ha preso la parola? No, No, pensavo dovessi finire tu. vabbè, io sono perfettamente d'accordo su questo meme. Quello di Elon Musk era più, diciamo, ci si sono fermati sul fatto che non arrivavano i soldi, ovviamente. Senza soldi non si canta la messa, no? Senza denaro non si canta la messa. E quindi il concetto è che essenzialmente sta cambiando assolutamente la narrativa di 300, la svolta è radicale, non è una svolta di poco conto, perché se Elon Musk inizia a parlare di quella cosa lì che tu non vuoi parlare, che di giocare di sponda, in un senso novax, ultra complottista. È un fatto, è una cosa significativa e rilevante. Se lui attacca Zelensky e Zelensky non prende i soldi, anche perché Kevin McCarthy alla Camera ha detto che è finita questa cosa di dare soldi all'Ucraina per fare la guerra, vuol dire che la guerra verrà persa automaticamente, perché l'Ucraina dove volete che vada da sola, cioè senza neanche soldi, non sarebbe andata da nessuna parte ugualmente, perché secondo me non sarebbe andata. Però adesso proprio non ha proprio chance di poter. In più inizia ad attaccare il media mainstream, come farei soltanto io, dicendo che praticamente bisogna prenderli, sbattendogli, no? E poi inizia a dire, che so, sugli immigrati, che Biden sta sbagliando tutti, che basta. Inizia anche a sostenere cose coraggiose, tipo: ma è giusto che le ONG debbano finanziare queste organizzazioni di trasporto di immigrati, e non violino, è vero che queste organizzazioni non stanno violando la sovranità degli stati? Secondo me no. Cioè, inizia a dire questo genere di cose. Beh, è un problema, perché quando Elon Musk va in giro, è comunque ricevuto come un'autorità. Tenete presente che chi fa operazioni di alto livello, non ha un passaporto normale come gli altri. Lo so perché. Anche quelli che hanno lavorato nel QFS avranno un passaporto particolare, quelli che avranno i fondi del QFS avranno un passaporto particolare con un immunity, la stessa che hanno i vari Jeff Bezos, Bill Gates e compagnia bella. Quindi loro vanno in giro, sono parificati a delle nazioni, a degli stati, non possono essere arrestati. Se Elon Musk arriva in Italia,
che fa anche una cosa che non deve fare, non può essere arrestato perché è una nazione, come se fosse una nazione, un diplomatico. Allora, una persona come Elon Musk che prende questo genere di, come dire, di via in cui si mette a trollare come se fosse uno che ha un canale Telegram e che prende per il culo i potenti, beh, è qualcosa che, diciamo, sconvolge, perché noi parliamo di uno che comunque è stato messo lì da un apparato che è in grado di proteggerlo, che si è impegnato a tirare fuori la CIA da Twitter. La CIA e l'FBI, e parliamo di uno che ha avuto 45 miliardi di dollari da gettare in questa cosa che si chiama Twitter, che adesso ha cambiato nome, ma è essenzialmente Twitter. Quindi parliamo di uno che nel momento in cui lancia dei satelliti nello spazio, mi riferisco alla rete Starlink, e chiaramente lo fa perché è bipartisan. Perché i satelliti di Starlink sono buoni sia qualora dovesse vincere l'elite nera che vorrebbe unire l'identità digitale alle CBDC e creare un sistema praticamente orwelliano, che chiaramente si basa sui dati che noi forniamo in maniera digitale e che chiaramente vengono trasmessi via satelliti, ma è buono anche questa rete Starlink per chi vuole fare il QFS. Quindi, in un certo qual senso è un personaggio che stava a metà e che però negli ultimi tempi, da un anno a questa parte, ma adesso proprio in maniera sfacciata, lavora per Trump praticamente, non lavora in maniera bipartisan, ma neanche per l'elite cosiddetta del nuovo ordine mondiale. E la riprova è che quando Elon Musk parla in questo momento gode innanzitutto Putin, e Trump fa anche fatica a dire che non deve godere, perché di fatto si sta dimostrando come dire, il maggior alleato del Make America Great Again, tanto che qualcuno teorizza anche che possa diventare un candidato presidente per il futuro. Su Elon Musk, di Elon Musk parlerò domani ore 17 nell'editoriale su questo canale. Ricordate che abbiamo aggiunto anche il mercoledì e farò tutta una serie di riflessioni, ma adesso volo da Gianfranco e come al solito hai carta bianca anche tu, ma so che volevi parlare molto di Putin, di Zelensky, dell'Armenia e di un po' di sviluppi su quel fronte. Allora, per quanto riguarda il tema della propaganda, ci sono state delle dichiarazioni questa settimana che sono abbastanza eclatanti. Ad esempio, l'ex portavoce del presidente Zelensky, Arestovich, ha dichiarato che se l'Ucraina e la Russia fossero unite, dominerebbero il mondo. Questa è una classica, un classico tipo di mentalità occidentale, che non ha niente a che vedere con il contesto che sta accadendo ora in Russia, anche nei confronti di Elon Musk. Io penso che Putin non goda quando sente, cioè probabilmente fa piacere alla maggioranza della popolazione in Russia sapere che Elon Musk è in un certo qual senso schierato dalla parte della Russia, ma c'è sempre questo aspetto di diffidenza da parte del governo russo, perché anche in diverse situazioni nel conflitto in Ucraina Elon Musk non ha spento Starlink, quindi di conseguenza si è comportato a favore dell'elite, non a favore della Russia, per cui ha mantenuto una posizione in un certo qual senso ambigua, che comunque lascia il tempo che trova, perché non è che si possa definire la posizione di Elon Musk semplicemente da questo aspetto qua. Io condivido il punto di vista di Gianmarco quando dice che lui ha contribuito notevolmente a scardinare un certo tipo di elite. Questo è sicuro, anche se non credo che lui abbia fatto qualche punturina. Comunque, a parte questo aspetto, c'è la Baerbock che ne ha sparato un'altra. Lei ha dichiarato che a breve, entro probabilmente l'anno prossimo, avremo un'Europa che andrà da Lugansk a Lisbona, cioè dai territori conquistati adesso alla Russia, le quattro regioni
acquisite, annesse, dovrebbero secondo lei ridiventare territorio ucraino europeo. Quindi questa fa parte della propaganda che solitamente viene enunciata da parte di qualche esponente politico che tende a cercare visibilità. La stessa visibilità sono la presenza di quelle 30 macchine che hai contato tu, che secondo me rappresentano il livello di corruzione di un paese, soprattutto come l'Italia, dove chi è che ti deve far fuori quando hai un incarico come quello appunto dei personaggi che si sono recati a Torino? Chi è che hanno contro loro? Nessuno. Quindi non hanno necessità, l'hanno dimostrato in diverse occasioni, non hanno necessità di queste scorte così mastodontiche. È questione di cercare di avere della visibilità anche attraverso i mass media che su questi aspetti ci vanno a nozze, appunto per rappresentare delle vittime che si sacrificano, che fanno delle azioni molto lodevoli per il popolo, mentre invece non è assolutamente così. Abbiamo l'Armenia, come dicevi tu prima, cerco di andare un po' veloce per non rubare tempo agli altri ospiti. Abbiamo l'Armenia che ha firmato lo Statuto di Roma. Questo è un aspetto che appunto contraddice Pashinyan, il presidente armeno, e che porterà l'Armenia a poter, nel caso Putin dovesse visitare l'Armenia, non credo che accadrà una cosa del genere, perché Putin non si è più spostato dalla Russia per non avere problemi con nessun paese, per non creare problemi anche a paesi amici, piuttosto si recano tutti in visita da lui. E quindi questo consentirà all'Armenia, volendo, se il Parlamento lo decidesse, intanto ha già approvato un decreto, dell'arresto di Putin nel caso si presentasse in Armenia, perché questo fa parte appunto lo Statuto di Roma, riconosce il Tribunale Internazionale che ha emesso un mandato di cattura nei confronti di Putin. Un altro aspetto della propaganda è che non è propaganda, in questo caso è una notizia, però è una notiziona, la Wagner sta rientrando in Ucraina. Cioè, si recherà a Bakhmut e riprenderà l'azione offensiva nei confronti dell'Ucraina. L'erede della Wagner è Pavel Prigozhin, che è il figlio di Eugenij Prigozhin, come sappiamo, defunto in quell'attentato nella caduta dell'aereo a Mosca. Presunto defunto, io aggiungerei. Per noi è defunto, perché finché non riemerge è defunto, e speriamo che se non è defunto, perlomeno continui a operare come ha fatto sino ad oggi, e speriamo stia bene, tutto qua. Però, ad esempio, da quando è morto Prigozhin, è scomparso Suro Viking, che compare e riscompare ciclicamente. Il generale è stato rimosso dall'incarico, forse è stata una rimozione strategica, secondo me, per proteggerlo. Comunque lui è stato notato anche in Africa recentemente, ora è nuovamente a Mosca, per cui diciamo che sta comunque operando e non è assolutamente fuori dai giochi. Per cui, come la figura di Prigozhin, che è probabilmente defunta, Surovikin probabilmente licenziato, ma non lo è affatto, e quindi di conseguenza che queste sono delle strategie che ogni paese applica per cercare di proteggere anche i propri uomini, che sono degli obiettivi strategici per altri ordini di altre elite estere. C'è stata la notiziona che Roberto Fico, non l'ex presidente della Camera, ma Roberto Fico, il candidato delle elezioni in Slovacchia, ha vinto le elezioni, è diventato presidente, ha detto che non continuerà con l'assistenza all'Ucraina, per cui diciamo che c'è un elemento in più ora nella parte dell'Europa orientale, un altro paese che si unisce sia alla Polonia che alla Romania che all'Ungheria nel cercare di osteggiare l'Ucraina sotto questo aspetto, nel non fornire più
aiuti, anche se comunque da parte della Polonia, che è quella che si sta attrezzando meglio per poter intervenire eventualmente nel conflitto, spinta tantissimo dal governo inglese, diciamo che la Polonia è una situazione un po' di stand-by. Non si capisce bene se effettivamente loro siano rifermi su questa posizione o è un cercare di far dispiegare gli eventi per poi capire come muoversi. In Russia non c'è nessuno che oggi venga considerato attendibile. Lo stesso Papa si è pronunciato nel lanciare un appello, no, al cercare di risolvere il problema tra Azerbaigian e Armenia e in Ucraina, ma sappiamo benissimo che il Papa potrebbe benissimo intervenire cercando di appunto non fare propaganda e semplicemente divulgare le informazioni reali come noi riusciamo ad attingere, anche lui ne ha conoscenza e quindi potrebbe evitarsi di ricevere le mogli del battaglione Azov, dei comandanti del battaglione Azov, stringergli la mano e acquisire una posizione differente se volesse effettivamente svolgere una funzione diplomatica da mediatore, no? Sul finto Papa ci torniamo dopo, consentitemi solo una riflessione e un omaggio, un pensiero alla tragedia appena accaduta a Mestre, dove un autobus è caduto dal cavalcavia finendo sui cavi della tensione e prendendo poi fuoco. Quindi un abbraccio alle vittime, spero di potervi dare altri aggiornamenti visto che siamo in diretta e su questo e su la propaganda anche in come i media di cui parlava Gianfranco vadano e Gianmarco anche di cui parlavamo prima, come vanno in tilt perché proprio su Robert Fico in realtà Robert Fico è di sinistra, quindi è un progressista. Quindi in realtà ci sia questo capovolgimento di fronte per cui destra e sinistra ormai non valgono più, c'è solo qualche stato che giustamente si è stufato della presa in giro che sta avvenendo in Ucraina, ai danni, fra l'altro, per primi dei giovani ucraini che ne pagano un prezzo altissimo. E oltre a vedere gente come Renzi, che è diventato direttore di un giornale che mette a pieno titolo scambiando la Polonia per la Slovacchia, quindi anche lì figure di merda e dove trovarle, Matteo Renzi, ci fosse una cosa che riesce a fare senza fare figure di merda. Questo accade quando accetti un ruolo ma non guardi quello che la gente fa, ecco, e poi tutti gli altri media in cui magari anche domani ci diletteremo nel vedere come davano la notizia degli exit poll, dei sondaggi e poi dopo queste dichiarazioni come abbiano totalmente, quindi dietro fronte, prima parlarne bene, poi dietro fronte parlarne malissimo. Gli exit poll che dicono una cosa e poi ne succede puntualmente un'altra, ennesima figura di merda dei professionisti dell'informazione. In tutto ciò, Davide, vengo da te. Sì, beh, volevo tornare un secondo su Musk, nel senso che, vabbè, chiaramente secondo me l'ambiguità è una caratteristica, non è una carta che non è ancora stata svelata. E certo è che Musk è un prodotto del sistema. Io ho praticamente finito di scrivere un libro sul il Nuovo Testamento, il Terzo Testamento, e in cui praticamente in sostanza parlo di come l'universo, il pantheon della Disney sia stato utilizzato per propugnare appunto un upgrade, no, del Vangelo, una nuova novella, quella transumanista. E Musk è stato uno dei profeti, è uno dei profeti e trova il suo alter ego chiaramente in Iron Man, no? Quale brand migliore, quello di Iron Man, per diciamo sdoganare alcuni aspetti, no? Trovo anche il fatto che la ribrandizzazione di Twitter non sia casuale, ma sia propedeutico a un futuro cambio di passo. Questo chiaramente non so dire se idea di Musk,
perché poi bisogna anche dire che a volte il genio non ritorna più nella lampada, no? Quindi è anche sbagliato fare delle riduzioni del tipo quello una pedina, cioè anche Hitler è stato un prodotto di una certa elite, di certi banchieri, poi Gianmarco ne ha sempre parlato nel dettaglio, no? Però poi a un certo punto il genio è uscito dalla lampada e non voleva più ritornare. Quindi ci sono alcune persone che sono create, quindi si rendono strumenti per realizzare determinati piani, però poi a un certo punto vogliono fare di testa loro, perché poi vuoi per l'ego, vuoi per il delirio di onnipotenza e tante altre dinamiche, e quindi è molto difficile ridurre il cielo di un essere umano dentro una cornice, no? Per sempre. Quindi poi ci sono delle variabili, ecco, questo è quello che voglio dire, no? Quindi per adesso il buon Elon Musk, diciamo che sta remando contro, apparentemente, cioè non apparentemente, di fatto sta mobilitando delle coscienze, a prescindere dai suoi fini, e quindi benvenga, no? Da questo profilo. Però chiaramente è impossibile sondare il cuore degli esseri umani. Quindi diciamo che sospendo il mio giudizio, no? Prendiamo atto di questa cosa, però diciamo che ovviamente fidarsi oggi è un dono che è riservato a pochi. Per quello che riguarda il resto, diciamo che io sono abbastanza preoccupato per la sorte europea, visto che a mio parere invece l'Europa stia giocando proprio a carte scoperte, e quindi non c'è neanche proprio da fare del complotto. La von der Leyen l'altra settimana ha parlato di tre priorità, di cui la prima è la manodopera, cioè la carenza di manodopera. Ora, non so voi, ma dopo gli ultimi 4 anni io non elencherei al primo posto delle priorità la manodopera. Il fatto che quindi siano stati aperti i cancelli degli hotspot, così oggi viene chiamato l'inferno, no? Siano gli hub di un certo tipo per benedirsi, o gli hub e gli hotspot appunto per la gente che viene traghettata all'interno del Mediterraneo, lascia intendere che non sia casuale, che appunto, cioè, quindi non parliamo nemmeno di ONG che per il mero utile, per avere dei fondi dallo Stato, traghettano milioni di persone, o comunque hanno il fine di traghettare milioni di persone in Europa, ma parliamo di disegni di Stato, anche se appunto gli Stati stessi sono degli strumenti, per sostituire, quindi effettuare una sostituzione etnica della popolazione europea con una più giovane, che quella africana è di 19 anni, la media, e quindi utilizzarla come manodopera a basso costo. Allora, in tal senso, ben si capisce il discorso della von der Leyen, ben si capisce per quale motivo adesso non parliamo più dell'immigrazione degli ultimi 3 anni, ma c'è stato un cambio di marcia, e quindi insomma diciamo che questo è un altro dei pericoli imminenti, ma bisogna purtroppo, fino a quando l'Unione Europea non imploderà, ovviamente ci saranno queste problematiche. Ecco, chiudo dicendo, l'altro giorno stavo parlando con Taio, con Aist, di un'uscita di Gramellini, io ci volevo credere, no? Dove Gramellini, insomma, sostanza diceva che non si può, allora, la politica estera è dettata da Washington, quella economica da Bruxelles, quindi non si può che parlare delle pesche, no? Ecco, il fatto che uno degli evangelisti del regime si esprima oggi con queste parole, diciamo che fa riflettere. Una rondine non fa primavera, e quindi, però diciamo che mi sembra veramente che sia qualcuno che stia cominciando a scendere dal carro in vista di quello che verrà. Ovviamente gli Stati Uniti detteranno il passo, meglio il tonfo degli Stati Uniti, dell'economia insomma americana, e in particolare del loro strumento che è il dollaro.
penso che sia l'unica cosa, ancor più che uno spauracchio nucleare, che possa veramente innescare un effetto domino. Penso. Davide, guarda, su questo ho fatto proprio un editoriale sulla frase di Gramellini che poi andava a parare sul finiva proprio con, andate a vedere l'ultimo editoriale, l'ho chiamato La pesca della discordia, e Gramellini diceva, la politica non può toccare nulla, quindi cosa rimane da fare i politici? Parlare dell'esse lunga. La testimonianza, la dimostrazione che il giorno dopo abbiamo visto un ridicolo Salvini fare la spesa all'esse lunga e postarlo sui social, che anche lì veramente non rimane che fare. Mi chiedo il ruolo della politica e mi chiedo ancora con che faccia la gente si continui a candidare sperando di entrare in quel mondo lì che veramente ha insegnato ben poco. Ma vorrei anche chiedere a Gianmarco, perché DJ Giampi ci fa questa domanda. La domanda è la seguente, riguarda un po' quando il dollaro Ma diventerà guardi, carta straccia, sarebbe l'unico modo per avere un nuovo mondo, e anche su questo voglio anche farvi riflettere che sì, il dollaro ha tutte le carte in regola per essere colui che dovrebbe cadere, ma che prima sta usando l'enorme cuscino, e non sono i cuscini di Landi che vediamo dietro, ha un enorme cuscino chiamato euro, che gli farà fare una brutta fine prima di diventare carta straccia. allora, Gianluca, io partirei da un intervento che adesso sta circolando sui social di un'economista italiana, in realtà italo-americana, che si chiama Mariana Mazzuccato. Al World Economic Forum, questo economista ha proposto l'emergenza idrica per cercare di riprendere, di recuperare questa situazione di ripresa delle palle dell'umanità, perché ha riconosciuto questo economista con grande limpidezza di ragionamento che i propositi di utilizzare le VAC, puntini puntini, per arrivare al 2030 in una situazione che avrebbe consentito a World Economic Forum di disegnare l'Occidente e quindi conseguentemente di disegnare il nuovo ordine mondiale sempre con una logica unipolare, è fallito. Oltre a questo fallimento, ha dovuto registrare, ha registrato il fallimento della narrativa sul riscaldamento climatico, perché ha detto è troppo astratto, non si riesce a far accettare e non si riesce, non si obbliga in questo modo magari qualcuno ad una condizione di scambi finanziari autorizzati perché c'è una battaglia che è stata portata avanti per anni da Greta Thunberg. Quindi anche su questo fronte hanno registrato una sconfitta, però la Mariana Mazzuccato ha detto: secondo me l'unica cosa è l'emergenza idrica. Per quale motivo? Perché la gente, il concetto della scarsità, che in realtà non c'è scarsità, lo riesce a comprendere, è qualcosa che lo riesce, è come virus, il virus arriva, ti prendi una malattia, lo capisci come concetto. Poi magari non è vero, però è un concetto che la gente lo capisce e lo accetta. Allo stesso identico modo succedono dei cataclismi, non c'è acqua, dobbiamo stare segregati, dobbiamo stare in una condizione di austerità perché non c'è acqua. Questo magari è un concetto che magari. Allora, a tal proposito, io voglio soltanto, diciamo, ricordare che l'Italia, non l'Italia, il mondo è pieno d'acqua. Il 70% della superficie, quindi 350 milioni di chilometri quadrati, è acqua, e in ogni chilometro di quadrato dove c'è anche profondità si arriva a fare anche migliaia di metri cubi. Quindi noi stiamo parlando, se ci fosse un riparto dell'acqua salata che può diventare chiaramente dolce con la tecnologia che noi abbiamo, noi abbiamo una situazione in cui 8 miliardi di persone nel mondo, che sono tanti, che non c'è, avranno 2, 3, 4 chilometri cubi di acqua a testa. Io lo so che sono tanti 8 miliardi di persone, ma se uno va a considerare quanta acqua c'è nel mondo, si rende conto che c'è un'enormità di acqua. E la Terra è un sistema chiuso. Non è che l'acqua può uscire fuori dall'atmosfera, se ne va, cioè nulla si crea, nulla, no, cioè, ritorna.
Quindi noi non abbiamo nessun problema di acqua, non ci sarebbe nessun problema di emergenza idrica per l'umanità, e quindi anche questa narrativa vedrete che è destinata a crollare, perché la gente, per quanto sia stupida e cretina, magari può capire che non c'è acqua. Non c'è acqua, perché non c'è acqua? Perché magari uno ha chiuso l'acquedotto, probabilmente lei pensa che qualche politico possa chiudere gli acquedotti, possa fare delle situazioni con le dighe, giocare quelli e praticamente fare in modo che non ci sia più acqua per indurre il convincimento. Ma chi è nel mondo si può fare questa cosa? Secondo me non si può fare questa cosa. Quindi l'elite di Davos è assolutamente destinata a perdere. E voglio completare questa, diciamo, questo ragionamento con i fatti che hanno contraddistinto ciò che Elon Musk ha fatto. Perché è importante riflettere su ciò che ha fatto? Perché quando Elon Musk ha dato spazio a Tucker Carlson, e Tucker Carlson ha fatto milioni e milioni di spettatori a video, a puntata, che cosa è successo a livello politico? È successo che, ad esempio, Trump, che è andato da Tucker Carlson, ha visto crescere i suoi consensi nei sondaggi. Tutti gli altri che sono rimasti nella Fox, da Ron DeSantis a Nikki Haley a Mike Pence, eccetera, 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 hanno praticamente visto distrutto non la loro possibilità di essere presidente, ma la possibilità che le primarie significano qualcosa, perché gli ultimi sondaggi danno un vantaggio dal 48 al 52% tra il primo e il secondo, cioè Trump è ad esempio al 63%, il secondo, che è Ron DeSantis, è all'11%. Cioè, questo per farvi capire che cosa... non era così tempo fa. Tempo fa Trump era molto più forte, ma era un 45 a 22, a 23. Cioè, c'era comunque una ipotetica, diciamo, chance che magari in un dibattito il candidato giovane, che comunque aveva fatto un accordo con la Cabala, cioè Ron DeSantis, che era forte di uno stato importante qua nella Florida, borderline, con grande peso elettorale, potesse entrare in gioco. C'era qualche possibilità. Ora non c'è più questa possibilità. La possibilità di insistere sulla narrativa delle vaccinazioni non c'è più adesso, perché nel momento in cui c'è un social media che inizia a dire la verità, perché è un po' come i giornali, no? Non è che tu Facebook, YouTube dicono una cosa, cioè fanno linea dura, e Twitter non la fa. Perché che cosa succede? Succede automaticamente che viene premiato Twitter e gli altri non vengono più premiati. Allora, tu o riesci a coinvolgere tutti nella dittatura, oppure non lo cioè, oppure perdi, non riesci ad andare avanti in quei propositi. E questo è uno dei motivi per cui l'agenda 2030, quello che diceva Mariana Mazzuccato, è profondamente vero, ma è vero anche perché, e lo sottolineo, c'è stata un'operazione che non è partita da Elon Musk, perché Elon Musk non ha 45 miliardi di dollari da mettere su una cosa che stava perdendo e che era controllata dalla CIA e dall'FBI, cioè dal Deep State, perché poi questa cosa è venuta anche fuori. Elon Musk è un uomo che sta sotto questo cielo. Sì, certamente mette lui i satelliti, tra parentesi li ha messi anche con l'aiuto dei russi, anche se non hanno spento durante la guerra, ma era normale, no? Perché la guerra in Ucraina è stata una colossale pantomima che ha rafforzato la Russia, e quindi c'era lì, e chiaramente però la faccia bisognava pure salvarla al povero Biden, qualche cosa cioè i soldi bisognava darle, le bandiere alle finestre giallo-blu bisognava darle, bisognava fare in modo che si esponesse questa cosa con Zelensky che andava in giro. E io di questa cosa non è che ho il dubbio, ho la certezza, perché Trump ha spiegato nel 2020 che gli avversari Dem lui li avrebbe distrutti con l'Ucraina, perché in Ucraina avevano fatto colpi di Stato, e hanno realizzato, come sappiamo, Biolab, in Ucraina hanno fatto circolare tangenti, e in Ucraina Joe Biden e Hunter Biden sono stati corrotti in una maniera assolutamente vergognosa e invereconda. Quindi dal punto di vista squisitamente politico, quindi lasciamo perdere il dramma, Donbass, cioè cose sicuramente importanti, ma dal punto di vista politico non ci potrebbe essere nessuna de-dollarizzazione in corso e nessuna dimostrazione che la Russia può prosperare nonostante l'elite finanziaria andata addosso,
se non ci fosse stata la guerra in Ucraina. Va bene, quindi il paragone tra Elon Musk e Hitler, secondo me, mi riferisco a quello che ha detto Davide, non è perfettamente calzante, perché se magari Davide mi avesse detto Napoleone, avrei detto sicuramente sì, perché Napoleone sfuggì di mano, no? Per rispetto lo misero un paio di volte sulle isole, no? Però dall'altra parte, no? Hitler, quando verrà rivelata la verità, Hitler non è morto, non si è suicidato, perché questo negli archivi CIA è scritto che non è, che è stato in Sud America. Non mi permetterei mai di paragonare Hitler a Elon Musk, cioè non, no, nel senso era semplicemente per dire che voglio dire, Elon Musk è preziosissimo per l'elite dall'inizio, anche se scusate, ma qua io lo dico sempre e colgo quest'assist vostro. Io di Elon Musk non mi fido, lo spiegherò bene domani, ma ricordiamoci anche le porcate che ha fatto con gli esperimenti e con Neuralink, ok? E che stia cercando delle cavie umane. Ora le cavie umane in realtà non mancano, abbiamo visto nell'ultimo anno. Ma io non mi fido assolutamente, però il concetto è, non è questione di fidarsi, perché qui non si tratta, io non mi fido neanche di Trump, se proprio. Io non mi fido di nessuno. Va bene, un poco di fiducia ce l'ho per Landi, ma perché lo conosco, ma poca poi, non è anche tanto. Allora, però lasciando perdere questa buttata su chi si deve fidare, su chi è bravo, su chi è buono e chi è più bello, no? Che bisogna vedere ciò che è strumentale. Se io vedo una donna bellissima, accattivante, sensuale, io dici non mi fido. Certo che non mi fido, infatti non mi sposerei, però se ci fossero delle cose buone da fare, probabilmente le farei, perché cioè, ma tu ti fidi, dipende per che cosa, no? Cioè, potrebbe essere anche un'esperienza. Allora, Trump in questo momento mi sta facendo, no Trump, scusatemi, Elon Musk mi sta facendo godere, è un altro che mi fa godere, perché ha tirato fuori tutta la questione di Fauci, delle vaccine, ha attaccato Zuckerberg, ha fatto questi meme, ma questi meme non sono delle butade così, cioè queste sono cose che fanno male. La reazione rabbiosa della stampa di Corriere e Repubblica vuol dire che quest'uomo, sicuramente a metà tra le due, sta facendo marchette solo da una parte. Allora, nel momento in cui un uomo politico o comunque una puttana politica fa le marchette solo da una parte, chi si sta in quella parte si mette così e gode, non è che inizia a dire ah però in fondo tu sei stato con un altro, non mi hai dato bene, cinque anni fa quando eri piccolo guardavi gli altri ragazzi e mi hai non mi degnavi di una scuola, cosa me ne frega, cioè mi sono spiegato questo, quello che lo voglio dire, non so se la metafora è stata, diciamo, in ultimo e concludo, visto che a Davide piace molto la storia ed è uno storico, quindi secondo me, oltre che un filosofo, io vorrei far presente che su Twitter è stato lanciato tutto un discorso divulgativo di Tucker Carlson, che ha fatto un po' quello che ho fatto io nel piccolo, cioè ha iniziato a fare tutta una narrazione sul comunismo, sul colpo di stato dei bolscevichi, e poi ha paragonato queste cose, questa cosa dei marxisti, ai Black Lives Matter, che sono finanziati dai banchieri. Ha fatto tutto un discorso di narrazione, come quelle che faccio io da tempo, in cui dice, alt, noi ci siamo divisi comunisti, ok, ma nel 1917, sti zar, chi è che li ha fatti fuori? Li ha fatti fuori Lenin, Trotsky, ho capito, ma i soldi chi gliel'ha dati a questi? Cioè, allora, quello che voglio dire, queste cose, Tucker Carlson le fa in pubblico, le fa su social media, che formalmente ha preso questa china grazie a Elon Musk, ma sono delle cose che se entrano nel concetto della gente, cioè entrano nella testa della gente, poi si fa fatica a manipolarla negli anni a venire con le stesse logiche degli ultimi anni, perché scatta un click mentale, qua mi prendono in giro, cioè non devo credere a queste robe, a queste ideologie magari che hanno solo portato guerra, contrapposizioni e quant'altro. Quindi il fatto che Elon Musk in questo momento stia facendo marchette, perdonatemi la scurrilità, solo da una parte, è oggettivo, cioè non è una cosa che uno può dire sì, però è ambiguo, va bene, è ambiguo come può essere ambiguo che ne so,
Ilona Staller, no, è ormai passata dai miei tempi. Una prostituta importante adesso qual è? Cioè, una prostituta brava, conosciuta adesso, no? Stormy Daniels, Ormai sicuramente. ultimamente in non saprei Parlamento neanche. ce ne sono parecchie, dai, da Ecco, scegliere. infatti. In Però, Parlamento? Ci sono. se no, qua occhio perché. Detto ciò, io direi passiamo un attimo a Gianfranco e poi voglio darvi quindi un altro spunto di riflessione. Gianfranco. Io sono d'accordo con quello che ha appena detto Gianmarco, su ciò che ha espresso anche Davide. Elon Musk comunque in effetti ha fatto delle dichiarazioni dirompenti, no? Come ad esempio anche sul fatto che il pianeta abitato da 8 miliardi di abitanti non è sovrappopolato. Il fatto che abbiamo vissuto questi ultimi 3 anni perché c'era un progetto per una riduzione della popolazione, sono state dichiarazioni di Elon Musk. Il fatto che lui abbia commentato gli articoli di Semrush in riferimento al Nord Stream 2, su chi li ha fatti saltare in aria, anche lì lui si è espresso. Per cui, tant'è che Elon Musk è finito nella blacklist ucraina. Per cui ora in Ucraina lui non potrebbe entrare perché è un ricercato, no? Cosa che invece non può fare entrare in Russia, ad esempio, Soros. Soros non può entrare in Russia perché c'è un mandato di cattura nei suoi confronti. Quindi ci sono delle posizioni da parte di Elon Musk che io condivido, come ha detto, come ha espresso anche Gianmarco molto chiaramente. Però condivido anche il tuo punto di vista, Gianluca. Non mi fido comunque, perché abbiamo visto diverse volte dei personaggi pubblici di questo livello che hanno creato una narrativa che alla fine era semplicemente distonica in un certo senso, cioè distraeva l'attenzione dell'opinione pubblica su argomenti che apparentemente sembravano molto validi e importanti, però poi alla fine erano di contorno, perché mi piacerebbe che Elon Musk chiedesse a Trump: spiegaci chi ha fatto saltare il Nord Stream 1 e 2. Tu condividi questo punto di vista di Semrush? Questo mi piacerebbe sentire da Elon Musk chiedere a Trump. Vorrei sentire Trump iniziare a parlare chiaramente e dire le cose come stanno, se effettivamente vuole aprire un varco nei confronti della Russia. Capisco tutte le problematiche che ci possono essere dietro, probabilmente non è ancora tempo. Devono crollare ancora Bravo diversi muri prima Gianfranco, di. perché adesso giustamente tu dici non è ancora tempo e adesso occhio perché poi a breve partiranno la campagna elettorale per le europee e poi la campagna elettorale in America. Quindi stanno tutti affilando i coltelli e vedrete la controinformazione sgretolarsi di nuovo. Tra altri 1.000 partiti, partitini, candidature, ci saranno brutte sorprese purtroppo. Ma senza finire alla controinformazione, vorrei tornare anche in quello che diceva Gianmarco, che mette i brividi il fatto che loro dicono: ah, comunque poi sull'acqua, ecco, l'acqua in realtà noi l'abbiamo detto spesso, se vogliamo essere in controtendenza. Quindi, come si combattono queste vibrazioni basse facendo l'opposto? L'acqua in qualche modo loro la useranno per andare ad attaccare l'agricoltura e di conseguenza le carestie e la produzione di cibo. Io veramente voglio mandare un abbraccio e una solidarietà e dire che a tutti coloro che hanno a che fare con l'agricoltura, con lavorare i campi, con il lavoro della terra, con il produrre cibo, teneteci informati, cerchiamo di essere in qualche modo un po' a vostra difesa, a vostra salvaguardia, perché ce ne sarà bisogno. Io temo che sia negli Stati Uniti che in Europa che in Italia arriveranno e proveranno, non, secondo me non ci riusciranno, se tutti almeno su quello saremo uniti, ma proveranno a prendere di mira chi produce il cibo, chi lavora la terra, l'agricoltura, i campi, eccetera. Ecco, e anche questo sarà, qualcuno chiedeva, e quale sarà la prossima? L'acqua e la carenza di cibo fittizio.
perché abbiamo visto come da tempo come stiano dando fuoco misteriosamente a tutti i silos, dove in realtà ce la stanno mettendo veramente tutta per dare quest'illusione. E fra l'altro, al di là della pagliacciata di Salvini che va a fare la spesa, Salvini, anziché fare queste robe che, con tutto rispetto per il circo, neanche il peggiore dei clown farebbe, dovrebbe chiedersi cosa sta accadendo ai prezzi e al rincaro, agli aumenti di prezzi che stiamo vedendo in tutti i prodotti, nella benzina, nei supermercati, nelle materie prime. Quindi oggi un ristoratore mi ha scritto e fa: Gianluca, aiutami, perché sto subendo dai fornitori un aumento di prezzi ingiustificati, quindi più 10 euro, più 5 euro, più 7 euro a pezzo, e di conseguenza mi hanno proprio detto: se continuiamo così ci stanno massacrando. Con Davide abbiamo fatto un giro per il centro di Torino, blindatissimo per quel discorso, ma quante serrande chiuse, quanta gente ha gettato la spugna, questo lo vediamo in tutti i centri, in tutte le regioni italiane, quante attività commerciali, quanti artigiani, quante aziende, quanti stanno tirando giù la serranda perché non ce la fanno più, rincari nei mutui, nella benzina, nelle bollette, nei prodotti di prima necessità, e di questo nessuno ne parla, perché la politica non può fare nulla, possono fare i pagliacci. Riflessione, se volete, su questo. Bene. Dai, ecco. Sei stato molto eloquente. Abbastanza chiaro. Chi è che parla? Ah, io stavo aspettando che Gianfranco finisse il suo discorso, se no attacco. Ho visto io, che nessuno interveniva. Ah. No, no. No, volevo dire, visto che Gianmarco mi ha gettato l'assist, no, in realtà la mia idea è che alla fine un uomo, a prescindere da chi egli sia e da chi abbia dietro, fa sempre quello che vuole, quindi non è schiavo di nessuno. Quindi ovviamente, ripeto, tanto ho fatto l'esempio estremo, un Adolf Hitler quanto un Elon Musk, come hai detto te, no? I 45 miliardi di Musk in Twitter non li ha presi nel dal suo conto corrente, no? Quindi qualcuno glieli ha dati per muovere, diciamo, ovviamente delle coscienze. Anche aver cambiato il brand, secondo me, comincia a essere uno step per girare il carro dall'altra parte e gettare ancora fumo negli occhi. Il che non vuol dire che comunque... ripeto, io stesso non stia godendo nel vedere che tiri fuori tutti i nostri cliché, no? Tutte le nostre meme che comunque sintetizzano pensieri condivisi da noi tutti, e che quindi possa spostare gli equilibri. E che a certi livelli comunque non cambia nulla. Cioè, alla fine l'uomo fa sempre quello che vuole. E a volte purtroppo le letture di certi storici da cui bisogna guardarsi si impongono poi sulla realtà. Quindi quando noi abbiamo visto Napoleone che si metteva la mano qua nella giacchetta e tutti dicevano che era un massone, evidentemente non, storici e anche super titolati, vuol dire che non hanno studiato bene la storia, perché lui ha cercato di camuffarsi, no? Come fece poi dopo anche lo stesso Mussolini, o provò a fare, no? Anche se appunto poi una delle prime leggi che fece fu proprio appena prese il potere, fu quella di proibire la massoneria, fu di sciogliere ogni loggia massonica. Però quindi sono persone che poi che magari hanno stretto determinate mani, ma poi quando sono arrivati al potere non volevano più che nessuno gli mettesse la mano sulla spalla, e infatti è la prova qual è? E che li hanno combattuti con tutta la forza. Quindi noi anche oggi vediamo, per esempio, contro Putin un odio che non si vedeva appunto dal Novecento e dai tempi delle guerre napoleoniche, dove al congresso di Vienna si erano uniti tutti i maiali d'Europa, tutti i parrucconi d'Europa, e che hanno cercato di far fuori l'orco, no? Noi oggi troviamo gli stessi titoli contro Putin, gli stessi che titolarono contro il Bonaparte, e perché appunto lui è una variabile che non è contemplata. All'epoca Napoleone provò addirittura un matrimonio, prima con la Russia, ma
gli venne, insomma, diciamo che l'Inghilterra, un matrimonio a un certo punto proprio letterale con la sorella dello zar, no? All'inizio poi, tra l'altro, il padre di Alessandro, lo zar, era stato ucciso proprio dagli inglesi, no? Quindi poi alla fine Napoleone fu costretto a sposarsi addirittura con la figlia dell'imperatore d'Austria, il che vuol dire che che fu l'unica cosa che provò a camuffarsi per tenere il potere con quelle famiglie, ma non vuol dire che fosse una pedina di quelle famiglie. Viceversa, saltando Mussolini, quando io sento Mussolini era un uomo una pedina degli inglesi. Cioè, un attimo con queste letture. Ora, il fatto che lui possa essere stato finanziato dagli inglesi, è vero, questo è un dato di fatto. Il fatto che lui possa essere stato una pedina è un qualcosa che non ha raziocinio e libero arbitrio. Il fatto che poi gli inglesi l'abbiano ucciso, no? Perché questa è la verità, che è stato fatto fuori non dai partigiani ma dagli inglesi, e perché appunto lui aveva delle informazioni compromettenti per Churchill e quindi a un eventuale processo sarebbero venute fuori verità molto scomode, chiaramente dimostra che lui non era una pedina, che una pedina fa quello, non ha appunto libero arbitrio, e quindi se l'hanno ucciso evidentemente perché non era sotto il loro controllo. Questo sia quando era al potere, sia quando poi ormai era comunque gli tolsero, diciamo, perse la guerra, quindi no. Però forse, diciamo, perché Mussolini non aveva le coperture americane che aveva Hitler, perché ecco, anche Hitler aveva informazioni. Certamente Hitler, visto che è stato scortato fino in Sud America, aveva più coperture del duce. Questo è chiaro, no? No, aggiungo che Hitler, a differenza di Mussolini, aveva fatto una cosa importantissima, perché chi è che firmò l'accordo alla fine? Fu Dönitz, che era il capo dei sommergibili, dei U-boat. Sì. E questo è un aspetto, secondo me, cruciale e importante, e io l'ho capito negli ultimi tempi quanto è importante, perché tutti questi sommergibili che avevano i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale non avevano solo un uso militare, perché questi sommergibili hanno tutto l'oro, i tedeschi l'hanno imboscato grazie ai sommergibili, lo mettevano in questi sommergibili e lo portavano in Sud America, in Asia, in giro per il mondo. E allora questa cosa, che apparentemente non è significativa, è molto significativa, perché l'elite finanziaria ha portato a casa un grande risultato dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è lo sganciamento delle monete dall'oro. Questa è la cosa più importante che è successa, ed è successa grazie a Hitler, che ha rubato l'oro e l'ha nascosto. Cioè, anche i giapponesi, per la verità. Quindi questo, secondo me, è l'aspetto cruciale che noi dobbiamo, perché è ancorato all'oggi. Oggi, perché io insisto e dico, vinciamo noi, questa volta ce la facciamo? Perché chiunque ad alto livello dovrebbe aver capito che se vuoi bloccare i banchieri e l'elite che governano i banchieri, che cosa devi fare? Devi trovare qualcosa di fisico per ancorare il potere di determinare le transazioni internazionali e ciò che è valore, cioè la moneta, cioè i soldi. Allora, se tu non hai capito come questi qui hanno preso il potere, e poche centinaia di persone l'hanno preso con i soldi, ma perché l'hanno preso con i soldi? Perché i soldi sono astratti, quelli che sono utilizzati oggi da noi. Quindi, per rispondere alla domanda che è arrivata prima, quando diventeranno carta straccia i dollari? Allora, quando noi avremo effettivamente contezza, tutti dal primo all'ultimo, che abbiamo vinto. E quando l'avremo? Quando cambierà il concetto tecnico del denaro. Se tu hai 10.000 euro in banca, è un discorso. Se tu hai 10.000 euro in banca, è lo stesso discorso in apparenza, ma non in sostanza, se gli euro sono ancorati all'oro, perché per te magari può anche non cambiare niente, però nel mondo cambia moltissimo. Innanzitutto non puoi più essere depredato, perché com'è che hanno depredato con l'inflazione, con tutte queste
attività si possono fare quando non c'è una fisicità. Con la fisicità è più complicato, è molto più difficile. Cioè, devi creare debiti di guerra come hanno fatto con la Germania, cioè devi fare delle cose veramente pesanti. Ma loro hanno fatto il bello e il cattivo tempo con il denaro astratto. Lo spread, che cos'è lo spread? Lo spread è un'erogazione mentale, non esiste spread. Perché noi dobbiamo pagare in Italia? Perché c'è il rischio paese. Qual è il rischio paese? Che se uno va a vedere la Germania, vede che il debito privato tedesco è n volte più grande di quello italiano. Quindi, se tu consideri il debito estero e consideri la solidità del sistema tedesco, il rischio paese c'è in Germania, non c'è in Italia. Però tutti i tecnici sono tutti. In Italia c'è il rischio paese, quando vanno a fare le aste titoli c'è lo spread, quindi adesso 4-5% viene regalato alla speculazione. Perché? Perché c'è lo spread. Ma lo spread è una puttanata, non ha una ragione reale, è soltanto che c'è un cartello di banchieri che altrimenti non dà i soldi allo Stato attraverso questa cosa dei titoli per finanziare la spesa pubblica. Ma è tutta una costruzione. Una posizione astratta. Il debito pubblico, noi abbiamo un grandissimo debito pubblico, siamo messi male. No, in realtà noi semplicemente consentiamo a giornalisti di parlare di cose che non capiscono, perché il debito pubblico è un valore tecnico di macroeconomia. Non è come se Ramunno ha dato 10.000 euro a Gianfranco, quindi Gianfranco gli deve restituire 10.000 euro. Va bene? Noi abbiamo una massa enorme di denaro, di debiti, creati in compensazione dal nulla, dalla BCE, e prestati a qualcuno che a sua volta ha comprato titoli. Ma non c'è nessuno che ha depositato una ricchezza dietro ai soldi con cui vengono finanziati i BTP. Sono soldi creati dal sistema, quindi non è un realmente debito quella quota lì. Noi nel debito pubblico Italia abbiamo conteggiato tutti i depositi della posta, a differenza della Germania. Ma nella posta, nella Cassa Depositi e Prestiti, c'ha gli impieghi, i mezzi e gli impieghi, quindi non c'è in realtà nessuno sbilanciamento, è una situazione tranquilla, e dovrebbero essere defalcati quei 550 miliardi dal conteggio del debito. Però noi tranquillamente abbiamo un debito pubblico. Allora, queste cose qua, una persona che ha studiato minimamente contabilità nazionale ed economia, le deve sapere, le sa. Le dovrebbe dire, eppure nessuno lo dice. Tutti in televisione ripetono: ma noi abbiamo un debito pubblico, ogni bambino che nasce ha 45.000 euro. Dobbiamo purtroppo. Continuiamo a martellarci come tafazzi, coglioni, per colpa di questo sistema che ripete delle sciocchezze e che vengono ripetute, e nessuno che si mette di traverso. Allora, questo sistema, poiché crollerà dal punto di vista tecnico, ne avremo tutti un enorme vantaggio. Quando cambierà il concetto tecnico del denaro e passeremo ad un denaro a cui corrispondono dei certificati di deposito in oro, cosa a cui, come vi ho già detto, di riflesso sto lavorando anche io nella questione del riscatto del debito storico, cioè di quei debiti che non sono stati pagati a causa delle guerre e delle crisi, allora, solo allora noi potremo effettivamente apprezzare di aver vinto e vedremo il dollaro fiat che non ci sarà più, ci sarà il nuovo dollaro e quindi di converso le monete. Ma è imminente, cioè non è una cosa. Su questo, adesso faccio l'ultimo giro. Dico solo che per chi ha Telegram, canale Gianluca Lamberti, abbiamo messo un po' di riferimenti di quanto stava dicendo Gianmarco, di D'Alema che è spuntato fuori e ha cominciato a raccontare di come quando lui era in politica si è trovato di fronte negli Stati Uniti a tre ragazzi giovanissimi, e poi specifica, non si capisce perché, di cui due di colore, che contano più del Parlamento e decidono loro anche il discorso dello spread, il rating, come far andare giù e se uno Stato come l'Italia dovesse avere o no i soldi. E anche lì, allora uno che alzasse la manina a dire: e allora la politica? Ecco, ne parleremo domani. Tra l'altro domani sia ore 17 editoriale con dedicato a Elon Musk, e si intitolerà Giù la Musk, quindi dopo
il Mumesbet ce la mostrerà, eccola qua che stiamo per vederla in onda. Se vi va segnatevi l'orario perché le notifiche poi mettete, bravi, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale, ma vedo che sono poco fiducioso sulle notifiche. E poi domani sera invece su Facciamo Finta Che, e mi fa veramente piacere che poi la nostra vocazione è quella, perché vedo che Gianfranco, Davide, Gianmarco sono tutti super ospiti e il livello è veramente alto ed è proprio per il canale Facciamo Finta Che, si finisce a parlare di storia, di filosofia, di economia, ecco. E domani saremo con Stefano Salvatici e vi voglio parlare insieme a lui di un argomento che interessa veramente tutti: ipnosi digitale, tecnostress e gioventù, quindi come i ragazzi stanno reagendo e vanno in qualche modo salvaguardati, vanno difesi le nuove generazioni, perché ne parlo spesso anche negli eventi dal vivo, dobbiamo salvare quanti più studenti possibile, dobbiamo andare contro tendenza per chi ha la vocazione fare figli, una famiglia, progetti per il futuro, ma vedere tutte queste persone in preda all'ansia, alle paure, che non hanno piani per il futuro e che sono in qualche modo senza speranza e senza entusiasmo, mi mette una tristezza che per forza dobbiamo controbattere. Quindi tutto ciò che loro diranno, noi agiremo nella parte opposta, non cederemo di un passo, di questo ne sono convinto, non pensiamo a ciò che abbiamo perso, ma pensiamo a ciò che è già nato, ed è già nato ed è nelle mani di tutto il nuovo risorgimento. Giro finale, Gianfranco. Io mi volevo riallacciare al discorso che stava facendo Gianmarco. In pratica sembrerebbe effettivamente a livello di macroeconomia il discorso di tutti i riferimenti di cui ha parlato Gianmarco, lo spread, i titoli, eccetera, per il debito pubblico, insomma, sono degli argomenti che non fanno altro che distrarre le persone. Quindi è un discorso di propaganda che è stata utilizzata proprio per far crollare anche dei governi, vedi con lo spread per il governo Berlusconi, no? A lato pratico, queste disinformazioni che vengono create ad hoc non fanno altro che distogliere l'attenzione da quali sono gli argomenti reali, cioè il problema energetico. Perché la Russia sta riuscendo a fare tutto quello che sta realizzando ora, oltre al fatto che ha il problema esistenziale di sopravvivenza rispetto a tutto il resto del mondo, perché vorrebbe essere predata da questa elite satanista che sino ad oggi, o meglio sino a ieri, era riuscita a governare, ora ha rotto i giochi proprio per il fatto che ha un'indipendenza energetica. Tenete presente che sin da piccoli ci vengono insegnate delle cose che sono completamente sbagliate. Allora, il continente europeo non esiste, esiste il continente eurasiatico, perché l'Europa e l'Asia sono un unico continente, non sono due continenti. Il fatto che venga rimarcato che il confine europeo è sugli Urali è una convenzione, ma il territorio è unico. Per cui se l'Eurasia fosse un unico continente a livello politico e geopolitico, sarebbe dirompente nei confronti del resto del pianeta. Ecco perché si deve dividere. Perché qualcun altro, oltre oceano, ha interesse a mantenere questa suddivisione e a dividere. Il discorso del problema energetico è stato dirompente sotto il profilo della guerra in Ucraina. Perché in questo modo, con la guerra in Ucraina, costringendo la Russia a fare la guerra in Ucraina, ne hanno tratto vantaggio gli Stati Uniti, la stessa elite di cui diciamo che sta perdendo. Perché le aziende europee, soprattutto quelle tedesche, hanno delocalizzato negli Stati Uniti. Questi signori hanno comprato tutto. Per cui, cioè, io andrei un attimino con i piedi di piombo sotto questo aspetto e cercherei di valutare il tutto, anche se condivido il punto di vista di Gianmarco sotto il profilo del cambio di passo a livello economico, una struttura nuova, un nuovo sistema economico, soprattutto per le transazioni internazionali. Vedremo poi cosa succederà quando si realizzerà realmente.
Il problema è che ancora non si nota un accordo fra i vari blocchi e quindi ancora siamo al punto di partenza. Anche negli stessi Stati Uniti ci sono delle riflessioni sotto quest'ottica a livello politico. Quindi anche lo stesso Trump, mi piacerebbe sapere, ad esempio, che cosa e come vorrebbe considerare la Russia una volta eletto presidente. È un paese amico o che cos'è? Cioè, giro finale anche per Davide Ramunno, che poi sarà con noi a Torino il 28 ottobre insieme a Enrica Perucchietti, Nicola Bizzi, Aist e un sacco di amici che piano piano vi sveleremo nel corso dei prossimi giorni. Marco Rico De Grai, insomma, piano piano sveleremo tutti coloro che saranno con noi a Torino. Davide, giro finale. Sì, no, ne approfitto per la presenza anche del buon Gianmarco, perché so che gli piacciono allora questi parallelismi, anche se non lo approfondirò perché non ho abbastanza tempo. Diciamo che il discorso dell'inflazione, del creare della moneta dal nulla, non è una novità, che non è una novità della modernità, ecco, è anzi un qualche cosa che troviamo già 2000 anni fa, al tempo della dinastia dei Severi. Io, tra l'altro, ho tracciato dei parallelismi che sono a dir poco imbarazzanti. E perché che cosa ha fatto Settimio Severo e poi dopo il figlio Caracalla? Per bilanciare un debito immane, in particolare per delle spese di guerra, per le spese militari, anche perché Severo inaugurò un'autocrazia militare assolutista, quindi fu la fine della Repubblica, emisero nuove valute. Addirittura in 3 anni, siamo alla fine del secondo secolo dopo Cristo, più di 200 valute, ok? Ma qual era, come si andò a giocare con la nuova, con l'inflazione? Queste monete contenevano meno argento del normale, però mantenevano lo stesso valore nominale. Per evitare però appunto che l'inflazione andasse alle stelle, incamerarono un sacco di oro, ecco, no? Per ancorare quindi comunque monete che valevano di meno, ecco, per ancorarne, quindi per impedire che l'inflazione fosse fuori controllo. E questo comunque è molto interessante, quindi quando uno vuole vedere, è già successo nella nostra storia, solo che all'epoca appunto Roma non dipendeva da Washington, nel senso che Roma era al centro dell'Italia. Oggi l'impero ha delle sedi che sono fuori le Alpi, e quindi niente, insomma, diciamo che nel momento il discorso di Gianmarco vuole dirci, e io sono completamente d'accordo, ma chi se ne frega se sono d'accordo pure me, che nel momento in cui l'euro crollerà anche buona parte del debito che ci viene messo a bilancio, no? Quindi se ho sintetizzato bene, visto che la maggior parte del nostro debito non è che sono i tassi di interesse per la moneta che noi compriamo a strozzo. Ritiro, insomma, Gianmarco, a te la conclusione. No, sì, è diciamo sintetizzato, è vera questa cosa sicuramente sulla parte del debito pubblico che si chiama in obiettivo 2, cioè quella creata in ambito comunitario. Lì se la prenderebbero in quel posto i tedeschi se crollasse l'Unione Europea. Qual è la precisazione che volevo fare sia a Gianfranco che a Davide? Allora, dal punto di vista pratico, c'è già una nuova moneta, c'è già una rivoluzione in corso, perché quando Cina e Russia fanno transazioni che non sono in dollari, stanno già cambiando il mondo. Cosa vuol dire fare una transazione in dollari? Che tu utilizzi il sistema SWIFT, tu hai tutti i valori del contratto che sono espressi in dollari, e alla fine c'è un dare e un avere in dollari. Ecco, questo è il mondo così come ha funzionato. Allora, con la guerra in Ucraina, che cosa è successo? Che non si aspettavano
non si aspettavano perché, non di, perché è dipeso dal massimo di uno Stato, no? È dipeso da Xi Jinping e da Putin, perché è una decisione importante. È successo che questi hanno iniziato a fare transazioni con le monete loro, cioè loro, cioè yuan e rubli. Nel momento in cui però tu alla fine dell'anno ti trovi un dare avere, ti troverai una quantità di rubli da una parte e una quantità di yuan dall'altra, e a cui sono corrisposti dei flussi di merci da una parte e dei flussi di merci dall'altra. La compensazione come la fai? Prima la facevi in dollari, perché il dollaro comunque valeva, ci compravi il petrolio, era la moneta per tutti il dollaro, avvantaggiavi l'elite finanziaria. E stavi sotto, ubbidivi al sistema. Ora invece no, per poter compensare, l'unica cosa è l'oro ancorare a qualcosa di fisico. Non vuoi l'oro, ci metti l'argento, non vuoi l'argento, ci metti il petrolio, cioè ci devi mettere qualcosa di fisico, che è la cosa più conveniente e più pratica, è l'oro. Questa cosa è già un'insubordinazione enorme rispetto all'elite finanziaria, è già una cosa enorme. Perché tutti sanno che questa elite comanda, cioè non è che una, voglio dire, Putin ha tollerato per anni, per 20 anni, che gli azionisti numero due di Rosneft e di Gazprom fossero loro, perché tutti i fondi di investimento c'erano in Gazprom. Sì, il governo russo aveva la maggioranza, ma stavano anche loro e bisognava fare così. Perché altrimenti, perché dovevi far parte di un circuito e non è che puoi fare troppo di testa tua, no? Per quanto Putin sia uno che fa di testa sua ed è coraggioso. Ok, uso questa parentesi, quindi già è una cosa enorme quella che sta accadendo. Ovviamente aspettiamo un sistema nuovo e qualcosa che porti chiaramente un vantaggio a tutti noi. E lo aspettiamo. L'altra cosa che voglio dire, una precisazione, Davide, è vera quella cosa che tu dici sui severi, però questa è una cosa, io lo voglio dire per onestà, che è partita con il personaggio politico più importante della storia dell'umanità, che è Giulio Cesare, perché il primo a fare Pensavo questa cosa, Draghi, pensavo Draghi. il primo a fare questa cosa che si chiama signoraggio, il fatto che quando tu coni fai pesare di meno rispetto al valore, il primo è stato Giulio Cesare. Quindi è una cosa che non hanno neanche inventato i neri, li hanno inventato i bianchi, per usare un linguaggio massonico, perché l'ha fatta Giulio Cesare, il primo a farla. Poi l'hanno fatta anche gli altri, ma noi siamo andati molto oltre, perché qui non c'è un problema di signoraggio, qui c'è un problema ancora più grave, cioè di un'elite che crea l'oro che non c'è, cioè crea carta, diventa oro. E quindi è chiaro che comanderanno loro un sistema del genere, cioè loro, quell'elite. È chiaro che in poche centinaia di persone, poche migliaia di persone, possono comandare tutto, e poco che loro decidono, tre stronzetti dell'università, di mandarli a parlare con D'Alema e gli dicono: guarda D'Alema, noi ti facciamo cartelli finanziari, ti prendiamo per il collo e tu devi fare quello che diciamo noi, e lo fanno, perché se dietro hanno le banche centrali possono creare problemi di questo tipo. Quindi D'Alema non ha detto niente di, diciamo, sbagliato, perché è vero che è così, ed è il motivo per il quale molti politici partono, diciamo, pompieri, partono vigili del fuoco, no? Incendiari, ho sbagliato, partono Partono incendiari, incendiari. ma quando poi tornano sono tutti pompieri, perché capiscono che è molto più complesso di come loro hanno inteso prima di prendere le leve in mano della situazione. L'emblema è un po' Giorgia Meloni, che è cresciuta a pane politica. Ricordiamo i suoi video di lei, studentessa, già impegnata in politica, una vita intera dedicata alla politica, per poi arrivare quando ha tradito se stessa e tutto ciò che ha sempre fatto o detto. Questo è un Gianluca, ti po'. chiedo scusa per aver sbagliato la frase di una canzone di Rino Gaetano, no? Partono tutti incendiari e poi arrivano tutti pompieri, che è una frase di una canzone bellissima di Rino Gaetano che dovresti mettere, secondo me. Assolutamente, assolutamente, e invito anche a vedere le puntate con Bruno Mautone su Facciamo Finta Che, dove parliamo spesso di Rino Gaetano, e agli eventi dal vivo suona sempre almeno una canzone di Rino Gaetano su questo. Anzi, approfitto, do un'anteprima, se siete arrivati fino all'ora e mezza qua insieme a noi,
anteprima assoluta, vi do la lista degli eventi, così anche i canali che si stanno scervellando per riuscire a sovrapporli tutti pensano di farci un dispetto, in realtà non ce ne frega nulla, gli diamo anche gli altri, e sono questi: 28 Torino, compleanno di Facciamo Finta Che, stiamo lavorando magari a un after al 29 ottobre, una domenica insieme, e avete detto che può riguardare la Torino esoterica. Poi attenzione, 18 novembre Bologna, una conferenza bellissima di cui veramente sono contento di tornare anche nel, anzi di arrivare alla città di Gianmarco, quindi ne vedremo delle belle. E guardate un po', c'è una anteprima assoluta, 9 dicembre, a grande richiesta, replichiamo la visita e il trekking spirituale alla Sacra di San Michele con Andrea Coderino, l'ultima volta ne abbiamo vista delle belle. In più, tra fine novembre e in qualche modo magari metà dicembre, questo è il numero a cui vi risponde Monica, ci piacerebbe tornare in Lombardia con un progetto insieme a Davide, Enrica e a Facciamo Finta Che, quindi stiamo cercando una città magari della Lombardia dove non siamo ancora stati, potrebbe essere, fra l'altro fateci sentire la vostra presenza se siete nel posto, magari Piacenza, Cremona, Pavia, Lecco, Como, c'è una città in Lombardia in cui non siamo ancora stati, quale? Proponetecela voi e abbiamo un bel progetto con Davide e con Enrica da provare con l'aiuto anche di Aist. Ecco, detto questo, amici, io vi ringrazio per essere giunti fin qui. Quindi vediamo un pochettino insieme anche a chi vorrà proseguire. Sapete che c'è anche una sorta di prosecuzione di questa trasmissione il martedì e il giovedì con il buon Mesbit. Sapete dove trovarci, un po' così alla carboneria. E vi do appuntamento domani, appuntamento doppio, su questo canale alle 17 e alle 21.30 su Facciamo Finta Che. Grazie Gianfranco per essere stato con noi. Grazie a voi, ciao a tutti. Grazie Davide, buonanotte. Grazie Gianmarco, grazie a tutti quanti voi, Om spontaneo in chat, condividete questo video, iscrivetevi a Gianluca Lamberti e Facciamo Finta Che, seguiteci ovunque, anche sul sito www.facciamofintache.com. Grazie a tutti. Fedelissimi abbonati, ma anche ai nuovi arrivati sul canale. Il nostro benvenuto, come al solito, veterani.